Beh, questo video è abbastanza esemplificativo di quello che accade, cioè è in atto, ma è in atto non da oggi, una repressione del dissenso metodica, direi quasi scientifica, che ovviamente non permette deroghe. Cioè gli arresti quotidiani che si vedono in piazza Pushkin, di quegli studenti molto coraggiosi, che si presentano in piazza, estraggono un cartello con scritto no, no alla guerra, sarebbe l'equivalente delle nostre bandiere d'arcobaleno, solo per quello vengono presi, portati in un furgone, la maggior parte controllati, schedati, la maggior parte viene arrestata, ma anche chi non viene arrestato e viene subito rilasciato, sa che il suo futuro è compromesso perché viene schedato, il suo nome diventa oggetto di attenzione. Ed è come un marchio che resta sul suo futuro. Questo fa sì che occorra apprezzare la generosità di chi sta protestando in questi giorni in Russia. Certo, bisogna guardare anche dall'altra parte. Per ora non è una protesta di massa. Per ora si Certo. tratta di singoli individui. Non c'è stata ancora una folla, non c'è stata ancora una protesta di massa. E questo ovviamente deriva dal fatto che qui è in atto un controllo pressoché ossessivo. Che la si chiami democrazia governata, come la definì Putin nel 2008, che la si chiami democrazia liberale o che lo si chiami regime, insomma, il senso è quello, quindi è molto difficile. Io ho assistito a scene davvero che mi hanno fatto di precisione chirurgica, cioè tra il momento in cui un ragazzo estrae un cartello, il momento in cui viene portato via, passa al massimo un minuto e mezzo. Quelle bambine erano davanti all'ambasciata ucraina, alla quale ieri è stata fatta togliere anche la bandiera, perché non vi sia alcun segno, cioè, sotto questa patina di vita normale. Certo, stanno affiorando alcuni segnali di disagio della società russa e come tali vanno interpretati. In questo momento, forse più che alla protesta di massa, che mi sembra qualcosa che noi auspichiamo, ma abbastanza difficile per il momento da vedere, io farei molta attenzione ai segni che vengono dall'economia e dal disagio dovuto alle sanzioni, dovuto alla guerra, eccetera. Ieri le farmacie di Mosca erano piene. Erano piene non di giovani studenti che protestavano, ma di anziani pensionati che hanno il terrore di rimanere senza medicine, che stavano facendo scorta. Questo a me è sembrato un segnale molto importante. Quello è il segnale che ci dice appunto che quanto più i russi si sentiranno isolati, perché di questo stiamo parlando, di una serie di provvedimenti che li mette il loro paese con le spalle al muro, e quanto più poi sarà possibile vedere quella rivolta di cui tu parlavi. Vengo un momento alla politica in casa nostra, naturalmente, perché